domenica è una partita per noi, come sempre, decisiva contro una squadra che sta facendo un ottimo campionato, è a 2 punti da noi, e quindi sarà una partita tutt'altro che scontata, anzi, una partita che deve darci delle risposte importanti che aspettiamo dopo la negativa prestazione contro il Gavorrano. Chiaramente non mi è piaciuta la partita, come non è piaciuta neanche ai ragazzi, l'abbiamo rivista insieme ieri mattina e effettivamente, insomma, ci siamo resi conto di non aver fatto la solita partita, però ci sta, può capitare. Adesso dobbiamo essere bravi a metterla da parte, ma non a dimenticarla. Così come i ragazzi sono stati bravi a cancellare ogni partita positiva, ogni prestazione positiva e a pensare subito all'altra. Che gara si aspetta? Cosa ha chiesto alla squadra? Una partenza decisa come è successo a Foggia, a Cosenza? Oppure potrebbe essere anche un match differente? Il Melfi in casa ha fatto maluccio, ha raccolto molto No, l'approccio deve essere sempre quello contro chiunque squadra affronti, al di là della classifica. Chiaramente sappiamo che il Melfi è una squadra che gioca meglio fuori casa perché è una squadra a cui piace molto giocare sulle ripartenze. L'abbiamo vista, la conosciamo, è una squadra che soprattutto nel reparto offensivo ha giocatori di qualità, ma è una squadra che completa in ogni reparto e non a caso, insomma, sta facendo secondo me un campionato al di là di ogni più rosea aspettativa. Chiedo una battuta anche su Franco, diciamo che la sua avventura messinese non è stata particolarmente fortunata, per usare un eufemismo. È stato un dolore immenso per me, molto, dolore molto forte, perché poi al di là del calcio ci sono comunque dei rapporti, è un ragazzo giovane, un infortunio importante, però sono convinto che tornerà più forte di prima ed è un giocatore che nonostante la giovane età si è dimostrato molto maturo, perché ha giocato poco, ha masticato amaro, ma è stato uomo nonostante sia stato, voglio dire, impiegato non spesso e nonostante sia giovane ha dimostrato di essere maturo. Sì, noi pensiamo sempre al meglio, quindi al massimo, e la squadra mi piace che abbia questa mentalità, e quindi non dobbiamo però perdere di vista, insomma, dove eravamo e chi eravamo qualche tempo fa. Se manteniamo questa giusta umiltà, penso che qualsiasi obiettivo per questa squadra, per come è strutturata, non ha, insomma, deve pensare sempre a fare il meglio. Dire qualcosa a tutte quelle vocine di questa settimana che vedono un pareggio per domenica molto più Ah, possibile io rispetto al resto. non lo so, non leggo, quindi non so cosa si dice. So solo che, ripeto, ci giochiamo tutte e due le squadre qualcosa di veramente importante. È chiaro che se dovessimo centrarla sarebbe un risultato che ci avvicinerebbe tantissimo a quello che è l'obiettivo. E viceversa, dovremo guardarci le spalle in maniera anche abbastanza preoccupante.